Ricorre oggi, 4 novembre, il giorno dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Per l'occasione è stata celebrata in Piazza della Vittoria la cerimonia commemorativa, nel corso della quale è stata deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti. Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei caduti. Occasione per riconfermare lo stretto legame delle forze dell'ordine e della Marina Militare con la città di Taranto. Questa mattina il raccoglimento ai piedi del sacello dei Limiti Ignoto renderò omaggio ai caduti di tutte le guerre e a coloro che in questi anni hanno perso la vita per la sicurezza e la pace. In un mondo che manifesta tensioni e instabilità crescenti, si vanno affermando nuove e più aggressive forme di estremismo e di fanatismo, che rischiano di investire anche l'Europa e l'Italia in particolare, infiltrandone gradualmente le società. È una minaccia reale, anche militare, che insieme all'Unione Europea e alla NATO dobbiamo essere pronti a prevenire e contrastare. Alla manifestazione hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose, presenti i sindaci dei comuni della provincia di Taranto ed il presidente Martino Tamburrano. L'emozione di questi giorni va subito al pensiero delle cose, sulle cose da fare che sono tante per quanto mi riguarda, perché l'azione di coordinamento con i comuni e soprattutto con tutti quelli che attraverso questo momento di nuova presidenza sperano in un cambiamento, in qualcosa di più. E allora l'impegno diventa doppio, triplo e può sicuramente abbracciare tutte le speranze di tutti i cittadini della provincia di Taranto. È molto duro il lavoro perché si coniuga purtroppo con la mancanza di risorse, però cercheremo di farcela, il bilancio è quasi pronto e ho fiducia che le cose andranno bene e ho fiducia anche in una coralità di intenti da parte di tutto il Consiglio Provinciale e perché no di tutti i sindaci. Oggi è importante anche, significativa, la presenza dei giovani che attraverso il provveditore agli studi, dirigente scolastico provinciale, hanno ritenuto, i loro insegnanti, di essere presenti in una cerimonia breve però veramente ricca di contenuti. È una delle cerimonie che ci vedono uniti le istituzioni, la cittadinanza e i giovani soprattutto. È un messaggio perciò rivolto essenzialmente ai giovani. Si festeggiano le Forze Armate, un'occasione per rinsaldare quel rapporto con i cittadini e la città. E ricordare quei giovani che hanno trasformato la nostra nazione, che era definita come espressione geografica, come giardino d'Europa, in una nazione fra le più importanti del mondo. Noi siamo grati a quei ragazzi che hanno donato la vita e ai ragazzi di oggi che portano il cuore, i sentimenti della nostra nazione nelle missioni di pace. Siamo grati e questa circostanza è l'occasione per dire forte grazie. Per questa ricorrenza è stata allestita presso il Castello Aragonese di Taranto la mostra storica di uniformi, cimeli e modellismo militare, aperta al pubblico fino al prossimo 11 novembre. Successivamente, alle ore 11 e alle ore 12, sono state seguite contemporaneamente dal Castello Aragonese, da nave Durand de la Penne, salve di cannone da 21 colpi.